Sono le piccole storie dell'avvocato Felice Foresta, catanzarese e scrittore. Sono piccole storie di quotidianità calabrese che hanno un gusto dolcissimo, ma che tuttavia poi lasciano un retrogusto amaro. Sì, sono molte storie che attingono a momenti di vita vissuta, molte anche di vita vissuta da me direttamente, e che soprattutto attingono a quella che è la nostra dimensione più autentica di calabresi, e che è quella di una civiltà contadina, una civiltà agropastorale, che forse troppo spesso abbiamo rinnegato, forse troppo frettolosamente da questa dimensione abbiamo voluto affrancarci, quando invece è da quella che provediamo, non c'è niente di cui assolutamente vergognarsi, ma anzi è una dimensione che secondo me riconnette a valori autentici, ideali e pregnanti, che sono secondo me immarcescibili, per cui probabilmente questi momenti di riflessione sono piccolissime storie, contengono non per merito mio, ma perché forse soltanto io ho avuto la capacità di riassumere quelle che erano gli insegnamenti, i precetti, anche i messaggi trasferiti da persone, da protagoniste di vita di montagna, di campagna, trasmettono proprio quello che forse è il nostro più autentico patrimonio.